Presidente, e siamo a 9. Siamo a 9, siamo nella posizione giusta per andare filati la decima edizione. Comunque già quest'anno abbiamo qualche grossa novità e senz'altro faremo una eccezionale edizione, ma siamo già con la testa già alla decima edizione. Entriamo nel vivo di quella di quest'anno. Abbiamo fatto dopo varie verifiche, abbiamo constatato che una variazione sul percorso la facciamo senz'altro sui boschi, verso sui boschi degli Ottolenghi, in quanto ultimamente, negli ultimi anni, sono stati costruiti due laghetti che sono, secondo me, un paradiso che bisogna per forza far conoscere e far correre anche i concorrenti. Quindi quest'anno faremo una deviazione giusto sui laghetti e faremo vedere anche una radura all'interno del bosco che non è mai stata vista e calpestata dagli atleti. Da presidente di Maratonella e da uomo di sport, cosa si sente di dire agli atleti che si accingono a correre questa nona edizione? La Maratonella ormai è diventata una gara tostissima perché ha un percorso molto variegato e quindi colui o colei che si cimenta su questo percorso deve avere veramente un buon allenamento. E questo fa sì che ovviamente nelle maratone autunnali che gli atleti seguiranno avranno veramente una buona propulsione dopo aver fatto la Maratonella, anche perché negli ultimi anni si sono avuti dei tempi da record veramente. Quest'anno continua la collaborazione con le tante associazioni del territorio che ci danno una mano e soprattutto con la scuola di Campalto, la Gramsci, che grazie ai ragazzi delle medie ci danno una mano come staff all'interno dei vari settori e della Maratonella, quindi sicuramente una maniera per avvicinarli al mondo dello sport e in una grande organizzazione sportiva che sicuramente può portare magari dei frutti anche in un futuro. Abbiamo molto investito a livello di strutture e servizi per gli atleti, quindi sicuramente è sempre un plus da dare alla gara. Quest'anno abbiamo parecchi atleti stranieri che ci sono già iscritti, l'anno scorso c'era anche un paio di New York, quindi insomma una corsa che comincia a essere di risalto e sicuramente lo sforzo nostro di promozione e comunque insomma di voglia di dare del bene nel territorio sta cominciando a portare i propri frutti. È una cosa sicuramente fatta con umiltà con tutti quanti i nostri volontari, perché comunque è una giornata di festa, una giornata per fare appunto far conoscere il nostro paese di Campalto che ha bisogno di essere conosciuto e vissuto anche per la splendida cornice della Laguna di Venezia, che a due passi si è proprio dentro la laguna. Tante persone non lo sanno e proprio vivendo questa gara qua scoprono queste parti del territorio fino allora che non sono state mai viste, insomma sicuramente soddisfazione anche per questo. Renato Costantini, atleta, amante di questo sport e anche sponsor tecnico. Che caratteristiche bisogna avere per fare la Maratonella? Bisognerebbe avere delle caratteristiche da crossista, perché è una gara con molto sterrato, è impegnativa e quindi bisogna lavorare a livello muscolare. Quindi è anche comunque una preparazione per i ponti di Venezia. Tu poi sei sponsor tecnico, quindi ti occupi di scarpe e di abbigliamento. Ci sono delle scarpe particolari per questo tipo di tracciato? No, direi di no, scarpe da corsa normali su strada vanno bene anche per lo sterrato, non c'è un problema di scelta. L'importante è che siano ammortizzate a seconda del tipo di persona a cui le diamo, quindi se ci sono persone più pesanti o più leggere useranno delle scarpe comunque da corsa su strada anche per i terreni misti. Prima nel tuo negozio parlavi con un cliente di calze. Sì, spesso la gente si rovina i piedi solamente perché non ha una calza adeguata da mettere dentro una scarpa tecnica. La calza è un pezzo dell'abbigliamento del maratoneta molto importante e spesso non viene preso in considerazione, anche perché spesso i negozianti non gli danno il giusto valore. Se posso dire un'altra variazione che è stata fatta quest'anno, che secondo noi è una cosa che non tutti fanno, abbiamo disegnato per la prima volta un percorso solo ed esclusivamente per il Nordic Walking. Quindi faremo un percorso senz'altro diverso, andiamo praticamente a calpestare quella zona verso Tessera e Forte Bazzera che nella nostra municipalità non era mai venuto. Quindi vedrete che panorama che ci sarà quest'anno anche per il Nordic Walking. Certo, abbiamo un percorso nuovo studiato solo ed esclusivamente per il Nordic Walking.
Perché solitamente io che faccio uno e l'altro, cioè corro e anche sono istruttore di Nordic Walking, quando andiamo nelle altre manifestazioni in generale, vediamo sempre che ai podisti danno fastidio un po', mal sopportano diciamo i Nordic Walking e viceversa, i Nordic Walking vengono disturbati dai runner. Allora abbiamo detto facciamo solo un percorso, solo ed esclusivamente per chi utilizza i bastoncini. Quindi in questo caso ci sarà un percorso di 14 km solo ed esclusivamente per i Nordic Walking. Sicuramente è un valore importante della nostra gara, anche per l'atleta, è il contatto con la natura. Infatti fare sport, stare assieme, aggregazione, sinergia e stare a contatto con la natura sicuramente è il connubio perfetto per poter unire questa edizione. Contatto con la natura perché il 90% di tutto il nostro tracciato è all'interno di tutta la zona verde, l'entroterra veneziano, i boschi, i parchi, lungo la laguna, l'entroterra veneziano, che comunque dà sicuramente dei panorami meravigliosi. Solo la vista di Venezia sicuramente è impagabile per un turista o un cittadino non residente nel nostro comune che viene da fuori e appunto si trova a correre lungo la meraviglia di Venezia sullo sfondo nelle giornate più limpide. Quindi sicuramente questo qua è un valore importantissimo per quanto riguarda la partecipazione. Poi, come dicevo prima, anche la possibilità di trovare nel campo base una varietà gastronomica talmente vasta che noi offriamo a tutti quanti gli atleti grazie ai molti sponsor che ci appoggiano. Quindi passiamo dalla pasta party classico che tutti quanti hanno, ma abbiamo la pasta fagioli, il baccalà maltecato, la pizza, a tante cose diverse che la gente magari non trova in tante gare. Quindi sicuramente questo è anche un ulteriore valore aggiunto per quanto riguarda gli atleti che verranno nella nostra gara, assolutamente questo sì. E anche i pacchi gara sicuramente sempre più ricchi, grazie chiaramente sempre agli sponsor che apportano un plus in più per quanto riguarda la partecipazione.